Molto alto il numero delle vittime del virus, più di 61.000 i morti in Italia dall'inizio della pandemia, vite, esperienze, conoscenze perdute, come nel caso di Valentino De Chiaro, l'uomo che portò il frisbee in Italia dagli Stati Uniti. Elena Fusai. Si lascia il frisbee leggermente inclinato. Spiegava così, intervistato da una TV locale, la disciplina del frisbee che lui stesso aveva portato in Italia dall'America nel 1972. Valentino dichiara, nella sua lunga carriera ha sconfitto molti avversari, ma non è riuscito a battere il Covid. Memorabili le sue evoluzioni spettacolari nel freestyle. La sua prima vittoria sportiva però l'ha conquistata nella corsa, ci racconta Francesco, al suo fianco fino all'ultimo. Lo vediamo a 17 anni a Salerno vincere. Quello che lui mi ha trasmesso è proprio questo, cioè di crederci continuamente, non mollare mai. A Milano ha lasciato questo centro ricreativo alla Barona per i ragazzi di periferia e ha allevato campioni che hanno ottenuto titoli mondiali. Sì, tanta felicità sui volti dei ragazzi quando vengono qua. Anche Francesco era uno di loro, oggi ha un unico rammarico. Il Covid non ha lasciato scampo, non è stato neanche possibile salutarlo per l'ultima volta. Dall'altra parte continuerà a vivere come spirito se noi continuiamo a portare avanti il suo sogno. Qui Valentino lo ricordano così, mentre saluta in tenuta sportiva, sempre in campo, fino a 82 anni. Il DJ set.